Eccomi qua di nuovo per un nuovo video e oggi voglio parlare di cucina da trekking, perché mi è capitato, mi è successo durante la Via degli Dei, ho portato con me diverse ricette, tre ricette di riso, queste della Conad, comunque questi risotti già pronti, disidratati. L'unico problema è che per cuocerli da istruzione indica di vabbè, versare il contenuto della busta in una casseruola contenente 600 ml di acqua fredda, portare in ebollizione senza coperchio mescolando con cura, cuocere per 15 minuti mescolando di tanto in tanto. Il problema è proprio il fare cucinare, il bollire per 15 minuti, perché una bombola da 100 grammi di gas dura poco, cioè non è pensata per cuocere, è pensata per mandare in ebollizione l'acqua e poi essere spenta, essere accesa per 3 minuti, 4 minuti al massimo. Allora oggi voglio fare un esperimento proprio perché qualcuno di voi mi ha citato Dario Bressanini proprio come cucinare la pasta, come cucinare senza la fiamma. Dario Bressanini è un signore che fa video di scienza su YouTube, andatevelo a guardare, è un canale veramente interessante, dove ha pubblicato due video dove spiega il perché funziona il cucinare la pasta senza fiamma, portando a ebollizione l'acqua e basta. E quindi oggi proviamo a cucinare questo risotto senza fiamma. Cioè, porto a bollire l'acqua, inserisco il riso e poi lascio fare. Allora, prendo il mio fornellino, che è un pochino troppo piccolo per tutta questa acqua, ma ci provo lo stesso. Io metto tutto dentro la carta per fare in modo che la bombola e quello che è dentro non faccia rumore, non balli a destra e a sinistra. Li metto dentro la carta per fare in modo che non faccia rumore mentre cammino, che sono quelle cose che mi fanno diventare matto. Prendo l'acqua e infatti viene riempita quasi fino all'orlo, quasi, però voglio provare. E metto il coperchio che almeno bolle prima. Ok, appa. Blocco anche il timer. Ok, allora ci siamo. Prendo questa acqua, possibilmente senza cuociarmela addosso. La bombola non mi serve più. Ok, ci siamo, eh. Non si è rovesciata. Ok, dovessi rifare questo esperimento, prenderei un recipiente più grande. Allora, nelle istruzioni c'è scritto di girarlo di tanto in tanto. Alexa, timer 15 minuti. 15 minuti a partire da ora. Ok, e metto il coperchio anche se rischio di far sciarcare tutto. Ma va bene. E aspettiamo 15 minuti. Sì, devo prendere un pentolino più grande. Però di poco. Alexa, stop. Ok, sono passati 15 minuti. Io di tanto in tanto ho girato il riso che sembra essere diventato abbastanza morbido, però l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che c'è tutta questa acqua che giustamente, non bollendo, non è evaporata. Però noi proviamo comunque a vedere se può mangiare. Ora, come faccio a versare il contenuto senza? Ci sono anche le zucchine, i gamberi. Il contenuto della busta sono 175 grammi, quindi è un pasto abbondante. Certo, per chi cammina ci sta che lo mangia da solo. Lì c'è scritto per due persone, ma ne dubito fortemente. Ok, sì. Allora, assaggio, sento se è cotta, perché che è buono o che è cattivo non è che mi importa più di tanto. Allora, dovessi ripetere la prova, lascerei il riso altri 3-4 minuti nell'acqua. Adesso lo faccio. Alexa, timer 4 minuti. Perché 4 minuti a partire da ora. si può mangiare, ma è un po' troppo al dente.
Ci sono tantissime ricette del genere e io ho preso proprio quella con gamberi e zucchine. Non è male, si mangia molto meglio, per esempio, della ricetta della Decathlon, con differenza che questa bustina costa, credo, neanche 2 euro o poco più di 2 euro, mentre una ricetta del Decathlon costa 5 o 6 euro. Ok, passati altri 4 minuti, vedo se la cottura è meglio. Purtroppo l'acqua non bollendo è troppa, quindi non si può rovesciare il contenuto del pentolino nel piatto perché sarebbe una minestra, è comunque più una minestra che un risotto, ma Iago, vuoi assaggiare anche tu? Ti piacerebbe? E assaggiamo. Ok, molto meglio, molto molto meglio. Quindi bisogna aumentare un pochino i minuti proprio perché l'acqua non bolle. Io penso per una pasta veloce, per una pasta che ha un tempo di cottura di 6 minuti, 7 minuti, 8 minuti non ce ne sia bisogno, ma per un riso che ha bisogno di più tempo sì. Perché come proprio dice Dario Bressanini, non è l'acqua che bolle, non è il bollore dell'acqua che fa cucinare la pasta, ma è il calore, no? Il calore che viene trasferito. Comunque guardatevi quei due video che sono molto interessanti. Prova superata. Alla prossima volta che faccio un trekking mi porto queste bustine di riso che comunque ci si mangia benissimo, una persona ci si sazia, pesa poco e soprattutto costa poco e non mi consuma tanto gas. Questa è una prova pienamente riuscita. Ragazzi, se avete altre domande, se avete altri consigli da darmi, scrivetemelo sotto nei commenti. Guardatemi anche sul secondo canale perché sto facendo dei video molto divertenti e anche molto carini e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dal resto lo togliamo.